per fare alcune considerazioni in merito a questo decreto e anche agli emendamenti che sono stati presentati. Dunque, intanto vado un po' in ordine sparso. Intanto è bene ricordare, credo l'abbia già fatto il segretario che ha risposto sull'emendamento, è bene ricordare che il comitato scientifico previsto all'articolo 6 svolge assolutamente a titolo gratuito il proprio lavoro. Io credo che il dovrebbe o il potrebbe non siano, diciamo così, qualificanti in sé, semplicemente per il fatto che qualora anche fosse una persona non strettamente in organico che viene da fuori, e abbiamo alcuni consulenti che anche a livello universitario che lavorano proprio a titolo gratuito per portare la loro esperienza qui, io credo che questo non sarebbe una cosa negativa. Quindi il precludere il fatto che vengano energie da fuori, come vedete sono all'interno di un comitato scientifico, quindi non è che vanno a sottrarre posti, diciamo così, o che vanno comunque a proibire una partecipazione a chi magari è già all'interno del circuito scolastico sammarinese, credo che questo non sia da valutare in modo negativo. Quindi, per carità, potrebbe o dovrebbe, come ripeto, è abbastanza anodino in questo caso e quindi non sto a questionare. Però volevo solamente ripetere il fatto che in questo caso sia un intervento totalmente a titolo gratuito, quello svolto all'interno del comitato scientifico. Altre considerazioni, quelle svolte dal consigliere Santi, e lo dico proprio senza nessuna polemica. Io credo che questo decreto sia una risposta già forte all'organizzazione del CRU, cioè non credo che sia deficitario in qualche cosa. Peraltro non dimentichiamoci che l'organizzazione che questo decreto dà ha validità annuale, cioè è riferita solamente al prossimo anno scolastico, e l'abbiamo voluto anche per le considerazioni che prima di me ha fatto il consigliere Ciavatta, cioè il fatto che sia una transitorietà di un percorso, ed è stato peraltro anche introdotto proprio alla fine del decreto che comunque questo è soggetto alle norme di revisione della spesa che si vorranno adottare. Detto questo, diciamo così, per la parte strettamente normativa, tecnica, barra economica, quello che mi preme far rilevare è che se accetto il discorso di dire bene, ripensiamo le strutture di un centro risorse unitario, non accetto però chi sostiene che un centro risorse unitario non serva per niente, oppure che la formulazione che qui c'è sia deficitaria, non sia sufficiente o sia addirittura dannosa. Io non credo che sia così. Allora, questo decreto, peraltro, proprio rispetto a ciò che c'era prima, ha un vantaggio, a quello vigente precedentemente, che regolava questa materia, ha un vantaggio, quello cioè che va, secondo ogni ordine di scuola, secondo ogni ordine di istruzione, a calibrare le risorse del centro unitario secondo quelle che sono le peculiarità e le specificità dei vari ordini. Quindi ci sarà un modo di attuazione nella scuola primaria e un modo di attuazione diverso nella secondaria superiore, ad esempio. Peraltro, voglio ripetere, razionalizzando i costi rispetto alla situazione precedente, perché il discorso che va fatto è un discorso complessivo, non riferibile solamente a determinate figure. Cioè, in una situazione come quella nella quale siamo, chi ha prodotto questo decreto ha pensato di ridurre le risorse umane, diciamo così, che andavano a ricoprire i posti. Infatti, se voi andate a fare un conteggio vedrete che il numero di posti è ridotto rispetto a quelli precedenti, non mi ricordo di quante unità, probabilmente l'ha già detto il segretario, comunque dopo magari lo ripeterà, secondo la logica della razionalizzazione dell'espletamento della funzione all'interno del centro risorse unitario. Quindi io credo che
Nel suo complesso, questo intervento sia un intervento che va proprio nell'ottica dello spendere meno e del riuscire ad avere le stesse, diciamo così, le stesse possibilità che venivano poste in essere precedentemente. Un'altra cosa che voglio dire, perché mi pare che sia stata anche qui un po' equivocata, quasi che chi va all'interno del centro risorse unitario faccia delle mansioni, diciamo così, strettamente amministrative. Così non è, così non è, questo deve essere chiaro, perché chi si distacca all'interno di quelli che vengono chiamati centri di documentazione svolge. No, ma io non mi stavo rivolgendo a lei, consigliere Ciavatta, adesso guardavo un po' qua e un po' là, stavo argomentando, siamo 60 e quindi volevo dire, cercavo di parlare un po' a tutti, peraltro anche al microfono. Allora, stavo dicendo che chi svolge, perché questo è bene che passi, chi svolge funzioni all'interno di un centro di documentazione non svolge funzioni amministrative, e non svolge funzioni strettamente scollegate dalla didattica. Svolge una mansione che sta a metà strada, diciamo così, tra queste due, e so di essermi espresso in termini che non sono proprio precisi nel loro complesso, però svolge una funzione che non è amministrativa, che è ancora vincolata alla didattica, nella fase di progettualità, nella fase di produzione e confezionamento di prodotti che sono anche didattici. Questo è importante tenerne conto, perché diversamente non si capisce a che cosa serve. Allora, quando mi sento dire che devono essere riorganizzati, benissimo, questo decreto lo fa, ma non crediamo che per riorganizzarli questi centri debbano fare solo ed esclusivamente attività amministrative, perché così non è, anzi, allora mi verrebbe da dire provocatoriamente che si potrebbe dare accesso, se così fosse, a questi luoghi a figure che non siano docenti e che quindi costerebbero anche assolutamente meno, ma questo non è. Quindi l'impianto che il decreto propone, che è un decreto, ripeto, temporaneo, io credo vada accolto. Poi, fermo restando che qualora ci saranno delle decisioni che vogliamo adottare nell'ambito appunto della revisione della spesa, e sapete quanto Alleanza Popolare ci tenga a procedere su questa strada, vedremo come farle, contemperandole però a livello generale, perché lasciatemi dire un'ultima cosa. Io credo che la scuola abbia già dato quest'anno, già nella formulazione peraltro del piano cattedre, e qualcuno li ha citati, alcuni, diciamo così, alcuni interventi dolorosi che sono stati fatti sia sul personale ausiliario sia sul personale docente. Ecco, io credo che non possa essere la scuola l'unico campo nel quale venga effettuata la revisione della spesa. La scuola ha già dato un buon esempio su questa strada, io credo, e lo dico da operatore scolastico, che bisogna procedere senza indugi, però la revisione della spesa deve essere fatta in modo corale e toccare specialmente gli sprechi, e ancora ce ne sono tanti. Grazie. Grazie consigliere Renzi. A questo punto la reggenza invita l'ufficio di segreteria a procedere alla